Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo episodio di Ballerine Parlano Di. Oggi sono in compagnia di Federica Bona e Candida Sorrentino e scopriremo attraverso le loro parole cosa significa ricordarsi tanti passi e tante coreografie nella danza, quali trucchi usano e come si approcciano loro ai vari coreografi che incontrano nella carriera. Direi di iniziare subito, inizio col salutarle. Ciao Federica, ciao Candida, come state? Ciao Lea, io sto bene, grazie. Ottimo, vuoi farci una piccola presentazione Federica, così tutti si ricordano chi sei e che cosa fai? Sì, certamente, io ho 22 anni e sono una ballerina professionista, lavoro a Praga perché faccio parte del gruppo di ballo del Czech National Ballet e mi sono diplomata a Milano, all'Accademia del Teatro alla Scala. Perfetto, e tu invece Candida? Ciao a tutti, sono Candida Sorrentino. Vabbè, chi segue Lea già sa parecchio di me perché abbiamo fatto un'intervista abbastanza lunga in cui ho raccontato la mia carriera e attualmente sono al San Carlo come ballerina solista stabile. Ottimo, perfetto. Dopo questa presentazione, così sapete quali sono le ballerine con cui che state ascoltando, insomma, vorrei iniziare col chiedervi: quando arriva il momento di preparare una nuova produzione in una compagnia, come vi sentite? Qual è il vostro atteggiamento? E soprattutto, potete scegliere a quali produzioni prendere parte? Direi di iniziare con Federica. Allora, purtroppo non possiamo scegliere a quale produzione prendere parte. Soprattutto nelle compagnie grandi c'è appunto un direttore o comunque l'insieme degli insegnanti, dei maestri che decidono chi deve fare cosa, quale ballerino deve partecipare a quale balletto. È ovvio che quando il direttore annuncia quale sarà la prossima stagione tutti ci facciamo un po' di sogni, speriamo appunto di essere in quella produzione perché magari è un balletto che ci piace particolarmente, però purtroppo i cast appunto vengono decisi dai piani alti della compagnia, esattamente. Però devo dire che nella mia compagnia spesso, soprattutto per le nuove produzioni di contemporaneo, vengono fatte le audizioni. Ah, bello! Quindi vengono i coreografi appunto in compagnia per vederci, per vedere come siamo fatti, per conoscere i membri della compagnia e scelgono chi vogliono che faccia parte del proprio pezzo. Ok. Per quanto riguarda i classici balletti come Onegin e Bella Addormentata, che sono le ultime premiere che abbiamo fatto negli anni passati, invece lì i cast vengono scelti dal direttore fondamentalmente, quindi non si può scegliere, però per me è sempre un'emozione conoscere i direttori, i coreografi che vengono, diciamo, per coreografare nuovi pezzi, perché ognuno di loro ci lascia qualcosa, anche se poi non vengo scelta, ogni audizione comunque è un'esperienza, quindi cerco di godermela al massimo, anche se poi non verrò inserita nel balletto. Che meraviglia, quindi ogni nuova produzione arriva anche con tante emozioni, anche una certa, insomma, anche un po' di ansia, perché ovviamente bisogna fare un'audizione, quindi insomma c'è uno stimolo continuo, non è che ci si può sedere sugli allori e dire ok, adesso sono in compagnia, qualcosa ballerò, no, è una conquista quotidiana. Certo. Sì, anche perché io che sono non più l'ultima arrivata, però tra gli ultimi arrivati ovviamente ho prima di me 60 persone che ovviamente solisti, domisolisti, primi ballerini che hanno molte più probabilità di far parte di nuovi pezzi di me. Però fa sempre bene provare, mettersi in gioco e mettercela tutta. Assolutamente, insomma. Così che poi nascono magari anche delle promozioni di ruolo, eccetera, quindi interessante. Bene, e tu invece Candida, come accogli le nuove produzioni che vengono proposte al Teatro San Carlo e anche come, diciamo, vivi questa situazione, soprattutto nel tuo caso puoi scegliere, ricordiamo che tu sei una solista, puoi scegliere a quali produzioni prendere parte o meno? No, sicuramente lo scegliere non fa il caso del ballerino, nel senso che è sempre il coreografo, il direttore o il maître de ballet assistente che sceglie. Quindi sicuramente quando appartieni a una determinata categoria sai che avrai determinati ruoli, cioè un range di ruoli, perché magari non fai corpo di ballo e sai, certo, che ci sono determinati ruoli solistici e comunque farai uno di quelli. Poi è chiaro che è sempre eccitante quando c'è una nuova produzione in teatro, sempre, di qualsiasi tipo. Poi a me piace anche sperimentare, quindi il repertorio classico, contemporaneo, neoclassico, mi fa sempre piacere quando c'è una nuova produzione. A volte anche
nel grande repertorio lo stesso balletto, a seconda della coreografia, cambia di tanto. Quindi è veramente sempre una nuova Certo. esperienza quando c'è una nuova produzione. Per esempio, adesso stiamo facendo un altro Lago dei Cigni. Io ho fatto quello di Derek Dean a Londra, poi ho fatto quello di Riccardo Núñez, poi ho fatto anche quello della Garofoli a Verona, poi questo è di Patrice Bart, e quindi è ancora una cosa completamente nuova. Quindi ammetto che c'è emozione sempre per ogni nuova produzione. Oggi chiaramente il momento dell'audizione col coreografo forse lo vivo con meno tensione, è chiaro, perché so già Certo. che andrò a ricoprire determinati ruoli. Però è un esame continuo, cioè nel senso che comunque per quanto sai di essere una ballerina di un certo tipo, sai bene che del pas de trois potrai avere una variazione oppure l'altra, nelle danze del terzo atto, la spagnola, la napoletana, la russa. Beh, bisognerebbe sempre poi essere lì a capire il coreografo cosa desidera. Quindi, è questa la cosa magica, che a seconda di chi ti guarda, poi andrai a ricoprire determinati ruoli o altri. Quindi per me è sempre bello, quando c'è una nuova produzione penso che per ogni ballerino sia così. Emozionante, eccitante, sì. Bellissimo, soprattutto sentire l'opinione di una ballerina che, come diceva Federica, sono appena entrata, quindi davanti a me ce ne sono un po' di ballerini, e anche sentire l'opinione di Candida, che già è una ballerina solista, quindi ha un altro tipo di esperienza, molto interessante. E quello che mi piace è che voi avete spiegato in modo molto chiaro, anche per chi non è nel mondo della danza, come funziona, perché a volte anche giovani ballerini credono di poter scegliere un ruolo piuttosto che ricoprire una posizione o un'altra. Invece è importante sottolineare che non sta al ballerino, ma sta a tutta l'organizzazione della compagnia. Assolutamente. La prossima domanda che vorrei farvi è: quali step mentali utilizzate per poter capire innanzitutto che cosa vuole un coreografo che vi sta spiegando una determinata coreografia? Come fate ad imparare i passi e soprattutto poi come fate a ricordarveli tutti? Perché ricordiamo che oltre ai passi di una coreografia possono esserci più coreografie e anche più produzioni nello stesso momento, quindi contemporaneamente. Dunque la mole di passi, di materiale da ricordare per il ballerino è infinita. Vorrei sapere, partendo da Candida, cosa fate? Quindi proprio il processo mentale, come vi organizzate? Vi scrivete qualcosa? Lo ripetete più volte? Insomma, come funziona Allora, per cosa voi? vuole il coreografo? Solitamente è molto chiaro lui nello spiegare, soprattutto il senso. Poi per ricordare i passi, a me aiuta tantissimo la musica, cioè io mi fisso proprio determinati movimenti sugli accenti musicali e quindi è come se tu avessi il titolo di ogni capitolo quando hai dei puntini da collegare, no? Piuttosto che dover ricordare tutto, ci sono quegli accenti forti che hai sicuri, per cui sai che c'è quel passo, c'è quella presa, c'è quel lift, c'è quella pirouette, quel giro, quel movimento, e quindi colleghi. Quindi mi aiuta tantissimo la musica, il fissare determinati movimenti sugli accenti musicali. Quando le coreografie sono molto lunghe, e a questo punto farei un distinguo rispetto al repertorio classico, perché nel repertorio classico hai un dizionario della danza, il vocabolario che utilizzi a lezione, Esatto. e quindi è come se tu collegassi vocaboli che già conosci. Quando sei nel neoclassico, nel Certo. contemporaneo, è tutto molto più fisico, corporeo, e quindi si parla molto più di sensazioni, che ci sono anche nel classico, non mi fraintendete, però tanti Certo. movimenti sono a sensazione, a movimento del coreografo. E quindi lì diventa più complicato. Infatti, poi devo dire, Sì. tante volte ho scritto. Chiaramente scrivi nel tuo linguaggio, perché lì anche le posizioni e i movimenti non hanno una nomenclatura, quindi andrai a Certo. scrivere quello che senti. E poi mi faccio aiutare. Questo può sembrare un po' divertente, magari per chi non conosce la danza, dai suoni un po' onomatopeici della respirazione, che a volte fanno anche i coreografi quando montano, soprattutto nel contemporaneo, nel neoclassico. Certo. Allora c'è un movimento, c'è tutte queste cose che comunque rispecchiano la sensazione di quel passo in quel momento.
E quindi sono questi gli step principali. Grazie per la risposta, soprattutto interessante questa differenza tra il classico e il contemporaneo. Infatti, a volte è anche molto difficile per i ballerini che hanno sempre fatto classico andare su un contemporaneo, perché bene o male un passé nel classico è un passé, però nel contemporaneo può esserci un passo che viene anche dalle sensazioni, dal bagaglio culturale, coreografico del coreografo, e quindi diventa anche difficile farlo Assolutamente. proprio, no? Perché non è che lo si studia per tutta la vita, quindi è ancora più interessante. Molto bene. Grazie, grazie, grazie. E tu, Federica, invece? Allora, anche io condivido la divisione che ha fatto Candida tra repertorio classico e repertorio contemporaneo, perché, per esempio, anche durante la lezione, per ricordarmi le sequenze degli esercizi, io proprio mi ripeto in mente la cantilena, proprio mi ripassa in mente Tendi o plié, glissade, jeté, per esempio per i piccoli salti, no? È la stessa cosa che faccio anche per le coreografie di classico, e poi devo dire che personalmente le memorizzo in modo molto più Certo. veloce, È perché codificato. certe cose sono un po' sempre le Sì. stesse, esatto, è molto codificato. Poi la musica anche è molto più Sì. conosciuta del repertorio classico in generale. Invece, per quanto riguarda il contemporaneo, noi abbiamo avuto l'esperienza di coreografi che sono venuti per fare proprio delle nuove produzioni, quindi non a coreografare un pezzo già esistente, ma proprio a creare qualcosa su di Wow. noi. E quindi in quel caso è stato un po' un lavoro che si è fatto insieme col coreografo, che io ho potuto fare ovviamente soltanto all'inizio, perché poi sono stati scelti altri ballerini per portarli in scena, però anche soltanto qualche prova mi ha fatto capire che è anche importante e utile il lavoro che si fa col coreografo quando si crea qualcosa di nuovo, in modo proprio in simbiosi, ecco, in cui si vedono anche le necessità del ballerino, i passi che possono venire meglio, che possono venire peggio. Però quello che personalmente e principalmente mi aiuta nel ricordare la coreografia è quello di ripetere, 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 sia a mente, sia ovviamente i passi in sé. Anche in momenti della giornata in cui non sono al lavoro, non sono a danza, proprio mi ripeto in testa le coreografie e le sequenze, perché ripetita iuvant, più ripeti più è facile ricordare, ovviamente. Ovviamente col contemporaneo è ancora più complicato, secondo Sì, me. perché il contemporaneo a volte ci sono dei passi che sono un pochino meno chiari, un pochino meno codificati, quindi devi anche capire esattamente che cosa ha fatto. Alcuni coreografi poi vanno anche abbastanza veloce, quindi devi anche capire tra un Sì, passo e l'altro che cosa ha inserito, perché se non lo fai assolutamente. nel modo giusto non ti torna, no? Cioè arrivi o prima o dopo, quindi è Certo. molto complicato Brava, effettivamente, comunque sì. sono d'accordo con Quindi Federica sul ripetere. ripetere, 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 ripetere. Certo, assolutamente. Soprattutto, come diceva Candida, anche io ho fatto il Lago dei Cigni al San Carlo, e poi quando sono venuta qui c'è stato un altro Lago dei Cigni. E quindi lì il fatto di associare la musica ai passi è stato, non dico Eh beh, sì. controproducente, però quasi, perché nella mia testa c'era quel lago dei cigni, no? Poi sono arrivata qui ed erano passi completamente diversi, quindi lì proprio ho dovuto fare un taglia, elimina e riscrivi di quello che nella mia testa, dei passi che avevo associato alla musica. Quindi lì è stato veramente, secondo me, più complicato imparare una nuova coreografia di un balletto che già hai fatto, piuttosto che imparare una cosa ex novo, assolutamente. Certo. Ora mi piacerebbe chiedervi se avete mai avuto dei momenti di grande difficoltà nel comprendere quali erano i passi che il coreografo stava facendo e stava chiedendo a voi appunto di ripetere, e se siete andati un po' anche in palla. A volte succede quando le cose sono tanto difficili o magari abbiamo anche una giornata no, eccetera. Perché ricordiamo che nella danza, oltre al corpo, usiamo tantissimo la mente ed è uno strumento molto potente. Quindi vi è mai capitato di andare un pochino in tilt? Se sì, con quali produzioni, con quali coreografi? Magari partiamo da Federica, se vuoi. Allora, sì, assolutamente, come dicevi tu, la mente va prima di tutto, quindi ammetto che anche io sono stata abbastanza stanca, certe giornate non riuscivo veramente a collegarmi, e mi è capitato anche di avere difficoltà a memorizzare coreografie, a memorizzare correzioni. Mi è successo quando ho dovuto affrontare la prima coreografia di contemporaneo in questa compagnia, che era la Sagra della Primavera di Jean Tetley. Wow! E io, cioè, praticamente sono arrivata lì, non avevo mai fatto nessun tipo di balletto contemporaneo, ho dovuto affrontare questo pezzo che comunque sarebbe molto complicato già per una ballerina con esperienza, quindi figuriamoci per una appena arrivata. E quindi mi ricordavo che proprio non riuscivo a connettere le braccia con le gambe, la testa, proprio avevo avuto un momento di blackout totale, perché ero già spaventatissima, era la mia prima esperienza con un balletto di contemporaneo. Però poi quello che mi ha aiutato tantissimo è stato tornare a casa
mettermi lì, come diceva Candida, scrivere tutto e fare un po' un recap di quello che era successo, cercare Sì. di studiare a casa, perché poi quando si arriva lì davanti al coreografo con tutti gli altri colleghi che comunque non dico aspettano te, però è ovvio che non puoi far perdere tempo, per così dire, alla compagnia. Certo. È importantissimo anche prepararsi a casa prima per evitare che possa succedere di nuovo una cosa simile. Ovviamente spesso quando vedi certe cose ti sembrano più grandi di quanto non siano effettivamente, È perché ti vero. senti sempre un po', insomma, in difetto, però penso che sia normale, cioè non è facile per nessuno imparare una coreografia subito, al primo momento, la prima volta che la vedi. Quindi è una cosa che nei balletti classici in realtà non mi succede quasi mai, perché è un po' automatico imparare i passi, però poi Certo. contemporaneo, specialmente coreografie nuove così difficili, a volte capita di avere un po' di difficoltà. Certo, perché a volte si perdono anche i riferimenti, nel senso che nel classico è tutto molto chiaro, codificato. Nel contemporaneo a volte puoi anche perdere un riferimento o magari non lo senti proprio tuo, perché comunque il contemporaneo appartiene anche un po' a chi lo crea, diciamo, quindi Sì. non è proprio magari nelle tue corde, quindi è un po' difficile. E Esattamente. una cosa che volevo sfatare, nel senso che tantissimi mi dicono: ma poi quando fai lo spettacolo, il ballerino è sul palco, come fa a ricordarsi tutto? In realtà, almeno per mia esperienza, la parte più complicata è prima, cioè una volta che sei sul palco, lo sai talmente, ce l'hai talmente nel corpo che quasi va anche da solo, cioè prevalente l'aspetto più emotivo, emozionale, eccetera. Più che altro tutto il lavoro prima è Sì, da è fare, più no? complicato imparare che poi effettivamente ricordarsela, perché poi fai così tante prove che alla fine ti Esatto, esce dalle ti esce dalle orecchie. orecchie, ti esce da tutte le Sì. parti. Certo. E tu, Candida, invece? Sì, pensavo alla riflessione che avevi fatto rispetto a ciò che ti dicono, è perché probabilmente non hanno chiaro il percorso lungo, Esatto. comunque difficile, di prove che c'è dietro lo spettacolo, forse è questo. Esatto. Allora, sì, nel momento in cui vai in palla, l'unica cosa da fare è respirare, resettare e concentrarsi ancora di più. Questo è quello che mi sento di dire. Difficoltà l'ho avuta per una coreografia che poi non dimenticherò mai più. Si chiamava La solitudine del vento di Nikita Dmitrievskij, che era un giovane coreografo russo che venne in una serata trittico che facemmo con la direttrice, la signora Elisabetta Terabust. Solo che io ero ancora giunta, parlo di parecchi anni fa, e quindi fu inserita in un secondo momento. Questo coreografo Ok. era un ragazzo con un movimento eccezionale, felino, proprio plastico, bellissimo, e creò questi tre movimenti su Bach, che è matematica, ma con un modo talmente tanto suo, stupendo, ma che da riprodurre era veramente difficile. Complicato. Oltretutto arrivata pure in un secondo momento a coreografia già partita, quindi non sei entrata neanche nel mood reale del coreografo dall'inizio. Comunque è stata l'unica volta in cui ho pregato di non entrare, perché chiaramente fummo chiamate all'ultimo momento come sostitute, io e altre Certo. due colleghe, e nonostante poi alla fine l'avevo imparata tutta, in un modo o nell'altro, perché veramente fu un esercizio di matematica con le derivate. Però è stata l'unica volta nella vita che ho sperato di non entrare, e per fortuna non sono mai entrata. Quindi questa Meno male. cosa, sì, è stata ho avuto un grande successo in questa cosa, e quindi sì, così, complicata, complicatissima. Però esistono, poi sta lì mettersi e riuscire ad andare oltre. Ora magari la racconto con ironia, però invece c'era tensione, perché Certo. ero convinta che comunque sarei entrata durante le prove e dovevo essere pronta. E questa è la difficoltà, che magari non è nessuno neanche che ti aiuta, e quindi devi trovare la soluzione per imparare, Per ripetere portarla a e casa, memorizzarti. certo. E infatti, cosa interessante che ha detto Candida, non hai nessuno che ti aiuta. Io, per esempio, ho trovato tanto e spesso aiuto negli altri, soprattutto nelle produzioni di contemporaneo. Io ho sempre fatto molta fatica, soprattutto perché non avevo mai studiato il contemporaneo, e mettendomi lì con delle compagne che erano più, diciamo, disinvolte nel contemporaneo, un po' mi ha aiutato perché cercavo di capire come loro avevano capito il movimento, come l'avevano scomposto. Voi avete trovato questa solidarietà, possiamo dire così, oppure no?
perché non sempre, non tutti gli ambienti è uguale. Allora, io forse la verità è che comunque il San Carlo non è mai stata una compagnia prettamente contemporanea o comunque con una grande esperienza di avanguardia. E quindi sì, non è, non, se ti devo dire che ho trovato ostacoli o persone che hanno detto no, non ti voglio aiutare, assolutamente no. Però era proprio necessario qualcuno accanto al coreografo che ti aiutasse, perché era così complicato il movimento, almeno ti parlo in quella situazione, che anche loro avevano difficoltà, cioè le ragazze effettive. Quindi, però no, Certo. non ho, sicuramente questa cosa aiuta, cioè io poi ho Può essere una aiutato per risorsa. esempio, sì, con Bigonzetti aiutavo io le colleghe, perché era un movimento a me congeniale e quindi poi sono stata io ad aiutare le altre. Sì, Loro, no, questo certo. sì. Sì, collaborazione massima. Allora, sì, beh, anche da noi sicuramente ci aiutiamo a vicenda, però come diceva Candida, è anche importante trovare una compagna che abbia quel movimento congeniale, perché altrimenti, secondo me, diventa controproducente per tutti, perché se tu impari un passo da qualcuno che a sua volta l'ha imparato in modo sbagliato, poi Male, certo. è un casino. E infatti, sì, sicuramente mi hanno aiutata perché comunque era un pezzo che loro già avevano fatto, quindi io ero proprio l'ultima arrivata e ero soltanto io a non conoscere la coreografia, quindi sono stata aiutata, per carità. Però anche lì avere comunque una figura più autorevole come un maestro, qualcuno che ti possa insegnare il passo in modo proprio corretto, al 100% sicuro, quello è diverso secondo me. Ci può essere l'appoggio dei colleghi, però poi secondo me l'unico modo per imparare bene i passi di contemporaneo soprattutto è quello di impararli direttamente, se si può, dal coreografo oppure insomma, dal direttore o da un altro maestro. Certo, assolutamente. E qual è il vostro coreografo preferito? È difficile, no? Vabbè, io durante l'intervista con te avevo già detto questa cosa, per cui sono rimasta innamorata dello scambio che c'è stato nel montaggio della Scheherazade di Giuseppe Carbone con me e Alessio Carbone, il figlio. Quindi come coreografo mi è rimasto impresso perché c'era questo dare e avere continuo e quindi è stata una sensazione bellissima che non è facile replicare. Poi è chiaro, ho lavorato benissimo con Luciano Cannito, con Anna Rumma, ti parlo di coreografi italiani, però anche con Derek Dean. Cioè, poi a quel punto è difficile dire chi è il tuo preferito, ti posso dire il preferito perché Ti ha abbiamo dato vissuto uno qualcosa. scambio, sì, perché è stato creato qualcosa per me. E allora è chiaro che ricordi un'emozione in più, ma proprio nel momento Certo. del montaggio, della creazione. Però il coreografo preferito poi no, è troppo, cioè chiedermi troppo, dici un nome. Anche con Giuseppe Piconi ho lavorato benissimo, lui ha creato Cenerentola per noi, io ho interpretato sia Cenerentola che le due sorellastre. Cioè è stata una creazione, io mi sono divertita tantissimo. La verità è che il momento, l'apice della bellezza secondo me nell'opera coreografica è quando si instaura questo scambio ballerino-coreografo, che chiaramente è più semplice rispetto a un primo ruolo o a un ruolo solista che a un gruppo, anche se pure lì Certo. c'è bisogno che ognuno sia In pronto a sintonia. dare, Sì. sì, a dare al coreografo e Certo. ai colleghi, agli altri. Ecco questo sì. Ovvio. Allora, io ovviamente non ho l'esperienza che ha Candida, quindi non posso fare tanti nomi, però ho avuto l'opportunità di incontrare Ice Kilian, perché lui è ceco, Wow. e lui viene nella nostra compagnia, è venuto per coreografare pezzi come Petit Mort. Io ho avuto la possibilità di fare delle prove di Petit Mort con lui in sala, e penso che sia stata un'esperienza Wow, fantastica, perché questo è, se non... ho i È il brividi, pezzo più bello in assoluto, solo sì. E ascoltarti. quindi già io avevo visto questo pezzo per la prima volta su YouTube, poi ho saputo che la mia compagnia lo portava in scena e ho saputo che anche lui sarebbe venuto per pulirlo, perché ogni volta che lo portiamo in scena poi lui comunque viene un po' per dare qualche correzione. E vederlo proprio all'opera è stato qualcosa Certo. di incredibile, perché per me lui è in assoluto un mito della danza contemporanea, perché voglio parlare di Petit Mort, una specie di cover, che è quello che conosco meglio. Proprio i passi sono cuciti nella musica, la musica è spettacolare,
Quindi veramente quella è stata un'esperienza incredibile. Penso l'unica che si è degna di nota della mia carriera finora. Sì. E beh, insomma, meraviglioso, meraviglioso. Wow, sì. Ora mi piacerebbe chiedervi se avete un aneddoto da raccontarmi in merito all'apprendimento di una coreografia o di un esercizio, anche in una situazione di stress. Che cosa è successo? Come vi siete comportati? È successo qualcosa di divertente piuttosto che di tragico? Insomma, non so. Raccontatemi. Vai pure, Federica. Allora, io ho un aneddoto divertentissimo che risale all'audizione per l'Accademia della Scala. Quindi avevo 14 anni, se non sbaglio, e mi ricordo che Ok. era proprio la fine della lezione, diagonale di grandi salti, e la maestra mostra l'esercizio, quindi partendo dalla diagonale fino a beh, una normale diagonale, e poi lo fa vedere nuovamente partendo, diciamo, dalla diagonale opposta, perché ovviamente era andata avanti, all'indietro, quindi torna indietro, però era un esercizio solo. E io avevo capito che fosse un unico esercizio andando avanti e poi tornando indietro. E Ok. invece no, era soltanto una diagonale andando avanti e basta, poi dovevi andartene, invece no. Allora, quindi parte Ok. l'esercizio, io vado, faccio la mia diagonale e poi mi giro e la rifaccio andando indietro. E nel mentre c'erano le persone che partivano, diciamo, del secondo gruppo, e quindi io vado completamente di sopra, non avevo capito niente. Ero completamente in pallone, avevo capito che cioè, avesse due diagonali, una avanti, invece no, era solo una. E quindi lì è proprio un momento di panico, ho detto vabbè, posso andarmene a casa, volevo proprio nascondermi, coprirmi, rischiavo di non lo so, ammazzare qualcuno, però sì. Per il resto però, per fortuna mai nient'altro. Dopo quella volta ho imparato a stare più attenta e a, diciamo, imparare subito le coreografie. Bello, molto divertente. Adesso al tempo non credo sia No, stato molto no, no, proprio divertente. no, per niente. Però la cosa di Federica è eccezionale perché, anzi, secondo me Certo. è da valutare proprio positivamente perché c'è anche creatività nell'esecuzione della Certo, sì. diagonale. No, secondo me questo è un punto a favore, non era una cosa a Io la volevo fare due sfavore. volte e volevo far vedere che si può Cioè, fare anche, diciamo, di schiena. coraggio e creatività. Esatto. No, allora, durante audizioni, concorsi, secondo me la mia concentrazione è talmente alle stelle che non ricordo episodi in cui c'è stato qualcosa di sbagliato o di comunque divertente da poter raccontare in questa sede, nel senso che poi magari sono talmente concentrata che non lo so, ho sbagliato e non me ne sono neanche resa conto. Però, no, forse. Non è proprio chissà che divertente, però stavamo facendo cantata di Bigonzetti, c'era cioè un movimento di apertura e chiusura della gabbia toracica con le braccia che accompagnano in una maniera un Sì. po' particolare, un movimento un po' tribale, si balla scalzi, particolare la coreografia. Già Bigonzetti penso che lo conosciate, però. E cantata è proprio strong. E niente, io mi sentivo un po' a disagio, forse era questa la verità a fare questo movimento, mi sentivo strana, un po' stupida, non lo so, eppure io non ho assolutamente problemi a fare niente, che nella coreografia qualsiasi cosa io vado. E Zamorano, l'assistente, mi disse, Candida, mamma mia, che tristezza, di più, un po' di più, una sfida, mi sentii così attaccata, a me di più, comunque sono partita come una dannata. E da quel momento mi ha soprannominato Shakira col Waka Waka perché era praticamente uguale. Non ci credo. Però niente, cose così, diciamo, di normale routine, ecco, le sfide poi hanno sempre effetto. Mai sfidare Candida, A me evidentemente. di più! Questa è la lezione. Aiuto. No, no, bellissimo. E adesso vorrei chiedervi se vi siete mai approcciate alla coreografia dal punto di vista proprio creativo, quindi se avete mai avuto l'occasione di coreografare un pezzo e se sì, da dove siete partiti? Magari da uno stimolo della musica piuttosto che da un ricordo, non so, raccontatemi. È stato un progetto videografico che ho fatto da sola con Mark Zen, che è Sì. stato una persona, un videografico che ho conosciuto vabbè, al Museo Nietzsche, quindi è una persona di grandissima cultura. E abbiamo creato questo. È stato un video che poi è un progetto che si chiama Symbiosis, che è in itinere.
di cui sono stata io la coreografa, però parliamo già, sicuramente a me ha ispirato la musica e la natura, perché ho ballato su On the Nature of Daylight di Max Richter, Wow. che è un compositore comunque contemporaneo, Sì. chiamiamolo così, nel senso. E a me è una musica che tocca proprio le corde dell'anima. Ed eravamo nel bosco di Capodimonte, ero con le punte, questo vestito bianco proprio di seta, leggerissimo, e mi sono sentita una nuvola, ma realmente una nuvola, un colombo, cioè io mi sentivo un essere della natura. E Che quindi questa bello. cosa mi ha aiutato tantissimo, anche se i movimenti che potevo fare, chiaramente nonostante le scarpe da punta non potevano mai essere del grande repertorio, mi sono lasciata completamente andare e quindi poi ho unito vari linguaggi, ma il risultato finale è stato emozionante. E chiaramente il risultato finale è dato dal tutto. E Certo. secondo me la coreografia, almeno per come la vedo io, secondo la mia sensazione, quando è incastrata nel tutto, diventa magia. Perché Funziona, certo. la natura era la scenografia e anche il sound, la musica ti riempiva l'anima. La luce del sole che entrava tra le foglie e colpiva determinate parti del suolo, i colombi, tutta una situazione talmente surreale, bellissima, che poi forse è da lì che la coreografia mi è scaturita in maniera spontanea, ecco. Che Quindi bello. sono partita dalla musica e dall'ambiente. Poi Bellissimo. in teatro non ho avuto ancora questo tipo di Esperienza. Bello ruolo, sì, di coreografa, no. però, meraviglioso. Tu, Federica? Allora, neanche io ho mai coreografato un pezzo. Io penso che la coreografia, a meno che non sia qualcosa di innato, si possa fare se si ha veramente alle spalle un bagaglio di esperienze tale che ti possa permettere di capire quali sono i movimenti che ti siano più congeniali e che tu possa Certo. effettivamente mettere insieme per creare qualcosa di nuovo. Io non mi sento in questo momento pronta assolutamente per una cosa del genere perché non penso di aver fatto abbastanza esperienza, quindi non saprei veramente, Da cioè dove potrei, partire? da dove partire, cioè magari potrei, lasciandomi trasportare dalla musica, magari sicuramente qualcosa ne uscirebbe, però ecco, non, sono forse anche così perfezionista che se mai dovessero propormi di fare una mia coreografia, cioè forse sarei più tempo a studiare, a pensare, a calcolare, i passi, la musica, piuttosto che lasciarmi trasportare da quello che sarebbe il mio istinto, perché appunto, non penso di avere abbastanza esperienza per poter creare qualcosa di spontaneo. Certo, Ultimamente, certo. settimana scorsa, al teatro qui hanno ballato le coreografie create dai miei colleghi. C'è questo Wow. spettacolo che si chiama Dance Lab. Appunto, alcuni colleghi si sono proposti per delle coreografie e io proprio non ho neanche minimamente pensato di partecipare perché cioè, penso che al momento non mi sento assolutamente pronta, però sono rimasta molto stupita perché attraverso le coreografie che ho visto di questi miei colleghi, ho visto quasi quasi il riflesso di quella che è la loro personalità. Infatti ci sono delle coreografie che veramente mi hanno stupita. Mentre le guardavo pensavo, beh, non è possibile che questa persona che praticamente alla mia età sia riuscita a creare una cosa del genere. E poi in quel caso è perché proprio come dicevo prima si tratta di qualcosa di innato. Ci Sì, sono dei colleghi che veramente vero. cioè, hanno questo senso del creare di nuovi movimenti, nuove coreografie che io personalmente penso di non avere, però spero sinceramente in futuro di poterlo sviluppare perché penso che la danza non sia soltanto eseguire ma anche creare, perché no? Cioè sarebbe veramente bello per me poter farlo in futuro, insomma, Certo. dopo varie esperienze. Certo. E qui nasce spontanea la domanda: intraprenderesti mai il percorso per diventare una coreografa? Sinceramente non ho mai pensato se farlo, cioè cosa fare nel futuro. Devo dire che non è un'idea che mi dispiace. Preferirei così così tentare la strada della coreografia piuttosto che dell'insegnamento. Ok. Perché penso che sia interessante anche poter sperimentare con se stessi e vedere entro quale limite, insomma, si può arrivare. E quindi secondo Certo. me sarebbe qualcosa che mi piacerebbe fare, però ecco, non lo so, ci devo pensare. Probabilmente sì, perché mi piacerebbe appunto vedere dove io possa Dove arrivare, puoi però arrivare? sì. Bello.
Bello, bello. Tu candida? Sì, allora, come espressione di sé, forse sì. È che, non lo so, io ho sempre la necessità di raccontare qualcosa, però, anche attraverso il movimento. Quindi, sembra strano, però forse partirei più da un rimontaggio di un balletto classico del repertorio, per cui so già a che pubblico farebbe piacere vedere, tipo uno Schiaccianoci, perché Certo. Tchaikovsky è musica famosa, conosciuta, anche facilmente contabile, Certo. che i ballerini conoscono. Quindi probabilmente lo farei prettamente per un pubblico veramente giovane, di bambini, di famiglie, Certo. cioè il rifacimento avrebbe a che fare con un pubblico, ecco, di bambini e semi-adulti, per Certo, quello che sì. mi riguarda. Però poi andare nel neoclassico, nel movimento che io ho come cosa naturale, ecco, questa è una cosa mia naturale, però secondo me a livello coreografico, nel momento in cui lo devi trasmettere a qualcun altro, gli devi far raccontare ciò che tu hai in mente. Non è scontato, non è una cosa No, che no, dici, no, vabbè, ho fatto un assolutamente. percorso, una carriera in cui ho conosciuto tanto, ho fatto tanto, tante esperienze e quindi posso, e non è detto. Non dico no, però ti dico che non è qualcosa per cui oggi mi sento di dire sì, farei tranquillamente una Certo. coreografia. È importante anche ricordare che il ballerino, l'insegnante di danza, il coreografo sono lavori diversi, cioè sono, non dico completamente diversi, ma sono diversi, ci sono tante Assolutamente. componenti che differiscono. L'insegnante di danza deve avere, ok, deve saper ballare, ma deve avere soprattutto competenze anche pedagogiche e saper destrutturare il movimento per poterlo spiegare a chi non l'ha mai fatto, no? Oppure il Bravo. coreografo, avere inventiva, creatività, insomma, sembrano lavori simili, ma in realtà sono diversi, quindi questo è anche interessante, secondo me. Assolutamente. L'ultimissima domanda. Candida mi ha anticipata, volevo chiedervi se doveste scegliere un pezzo da ricoreografare, quale scegliereste? Per esempio, a me piacerebbe ricoreografare Romeo e Giulietta, non lo so, ditemi voi. Vabbè, io già ho Vai, detto. vai, vai. Ah, ok, quindi tu lo Schiaccianoci. Sì, Ok, probabilmente sì. bello, forse perché lo spirito del Natale si avvicina. No, scherzo. Sì, e forse anche perché lo vedo come compito più semplice, sono onesta. Ok. Tu Fede invece? Forse era Bella Addormentata, Wow, complesso. perché mi piacciono tantissimo le musiche e perché secondo me ci sono così tante coreografie, tante, diciamo, musiche diverse sulle quali si può lavorare, spaziare, prendendo Vero. spunto magari da quelle già esistenti. Poi particolarmente il passo a due dell'ultimo atto del matrimonio, insomma, quello è secondo Sì, me veramente meraviglioso. spettacolare la musica, quindi mi piacerebbe fare quello, però. Ovviamente un qualcosa di quasi impossibile, un grande sogno, non so se mai in futuro succederà, però se dovessi scegliere un balletto farei quello. Bello, no, Vabbè, non è detto, meraviglioso. perché poi magari c'è qualche coreografo che inizia a tenerti sotto l'ala È e vero. poi da ripetitrice diventi rifacitrice. Magari, È vero. È futuro. vero, è vero. No, Mai non lo dire so, mai. non ne ho idea. Penso che ho detto anche una parola completamente fuori dall'italiano. Rifacitrice, che cos'è? Non lo so, niente. No, sì, una persona che rimonta una coreografia, va Sì, bene, quello sì, volevo abbiamo dire, capito sì. il concetto. Beh, per esempio, Cristina Modio, lei dice, io ho sempre vissuto con mio padre che faceva coreografie, poi piano piano ho anch'io iniziato a farle, quindi anche lì, come dice Candida, secondo me devi avere una persona, un riferimento che ti introduce in quel mondo e quindi ti Certo. insegna anche come si fa, perché effettivamente, come dicevamo prima, non è ballare, ma è un'altra cosa, cioè simile, ma comunque diverso. Bene, bene, interessantissimo, vi ringrazio infinitamente perché
Credo che sia super interessante per coloro che ascoltano, soprattutto perché ci sono anche tanti amanti della danza che non sono ballerini, quindi non conoscono il dietro le quinte. È sempre interessante descrivere e far conoscere un po', come funziona anche il mondo della danza. Quindi vi ringrazio infinitamente, per il vostro tempo e per averci regalato le vostre esperienze e spero di potervi intervistare presto su anche altri argomenti. Grazie Grazie di a te. cuore. Grazie. Grazie.